Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo, in questo primo episodio di Scribblenauts Unlimited. Allora, come prima cosa voglio dirvi che sono stata assente in questi giorni, soprattutto non perché non per questione di tempo o cosa, ma mi hanno dovuto mettere l'apparecchio ai denti, cioè ce l'avevo già, me l'hanno messo da di sotto e sono stato più o meno per un paio di giorni senza poter parlare e non ho potuto fare video per quello. Adesso la seconda cosa è che non so se ho pronunciato, se si pronuncia veramente Scribblenauts o Scribblenauts, vabbè, ditemelo se mai, e direi di iniziare. Allora, inizia. Perfetto. La nostra storia comincia con nonno Edgar e nonna Julie. Incredibile ma vero, nonno Edgar era stato il migliore avventuriero del pianeta. Nonna Julie non era d'accordo. Anche lei era un'avventuriera. A Edgar succedeva spesso di giungere in luoghi rimasti nascosti per secoli e scoprire che Julie era già lì a farsi uno spuntino. La loro rivalità continuò per molte altre avventure. In una di queste, Julie arrivò prima di Edgar in cima a una piramide. Ma il tesoro era un anello di fidanzamento. Bene. Edgar e Julie decisero di fondare una famiglia ed avere dei figli. E la fondarono talmente bene da farne 42. Ah, bene, pochi. Un giorno, mamma e papà diedero a me e Maxwell due incredibili regali. Il primo era un globo magico che consente di andare ovunque nel mondo. Bello. Il secondo era un fantastico taccuino, su cui era sufficiente scrivere qualsiasi cosa per farla apparire. Esistesse nella realtà, sarebbe una cosa anche bella. Preoccupati di vederci diventare bambini viziati, i nostri genitori decisero che dovevamo affrontare le difficoltà del mondo esterno. Ah, difficoltà, c'è qualcosa lì che si fa tutto. In cammino verso la città, incontrammo un vecchio che aveva fame. Maxwell fece apparire una mela, ma solo per giocargli un brutto scherzo. La mela era marcia. Il vecchio l'assaggiò e la sputò, arrabbiandosi moltissimo. Ci lanciò una specie di incantesimo. Disse che eravamo viziati e sparì. Sembrava non ci avesse fatto niente. Quando però Maxwell si rimise in cammino, non riuscì a seguirlo. Il vecchio mi aveva lanciato una maledizione per trasformarmi in pietra. Non sapevamo cosa fare. Per fortuna la fattoria di nostro fratello Edwin era lì vicino. Caspita, com'era arrabbiato Edwin. Era deluso per ciò che avevamo fatto al vecchio e disse che ci meritavamo la maledizione. Meno male che Edwin conosceva gli Starrite. Sono oggetti magici che nascono dalla felicità degli altri. Quando fai abbastanza per farli felici, trovi gli Starrite. Con il suo taccuino, Maxwell avrebbe potuto fare buone azioni e recuperare Starrite sufficienti per rompere la maledizione. Okay. Maxwell disse: d'accordo! Farò del bene a tutte le persone che incontrerò. Troverò tutti gli Starrite del mondo e ti libererò dalla maledizione, Lily. Maxwell prese il suo taccuino e uscì. Oh, alleluia. Ho visto dei video, ma non ho ancora giocato un gioco vero e proprio. Poi l'ho fatto a piedi. Che tasti si usano? Flecce. Anche WSD, perfetto. Il mouse? Ah, pure col mouse si può muovere. Perfetto. Clicca Edwin. Guadagni una Starrite. Con un erbo. Alzando Edwin con il suo pluripremiato maiale. Ok. Inizia. Cosa c'è da fare? Trasforma il più piccolo della cucciolata in un maiale pluripremiato. Scrivi un oggetto per aiutare Maxwell a pulire il maiale. Dell'acqua. Sì, acqua.
del spugno materiale. Ok, qui ho la barra di avanzamento per il suggerimento corrente. Quindi questo. No, 3. Boh. Rimuovi questo oggetto. Elimina. Trascina questo per il bidone. Qua. Ok. Il maiale pulito, ora rendilo più grande con un aggettivo. Più grande. Via. Yeah. Più non va bene. Grande. Aiuta il maiale a vincere il concorso. Giovani talenti. Trova un aggettivo ed un nome che descrivano gli ali abbastanza grandi da trasportare il maiale. Ok. Ah, non l'ho letto, vabbè. Ho bisogno di grandi ali per volare. Quindi ali. Ali enormi. Enormi. Enormi, vabbè. Zaino magico. Ok. Dai, lanciamo così. Aspettiamo i giudici. Sono questi. Forse. Questo qui sembra un... non so che cosa. Con la rotolina si zoom. Ah, ok. Ops, no. Bisogna aggiustare la scena qua. Non si vede tutto lo schermo. Così. Ci saranno un po' di bandiere nere, però. Mi scuso. No. Ancora un pelo. Così, troppo. Così. A posto. Prendiamo le ali dello zaino magico. Prendiamo le ali. Qua. Mettiamole. Maiale. Perfetto. Bla 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 bla. Mi bilancia. Qua che parla. Sicuramente arriverà prima. Infatti. Un po' irreale un animale, un maiale che vola. Ecco. Deve essere una Starlight questa. La raccogli. Completato, perfetto. Starlight, una. Continua. Guadagna frammenti aiutando le persone. I frammenti formano una Starlight. Usa il modalità Starlight per trovare i frammenti. Sarebbe la modalità A. Sarebbe questo. Clicca. Aiuta il seme a crescere. Aiuta il seme a crescere. Ci diamo dell'acqua. Ci diamo del fertilizzante. Una pianta carnivora, a quanto pare. Oh, il gatto sull'albero. Esatto a livello. Ma non dirmi che devo rifare tutto. Perfetto. Sì. Non. Il blocco appunti può creare molte cose, ma non volgarità. Materiale coperto da diritti d'autore e nomi propri non sono consentiti. Okay. Aiutami. Cosa c'hai? La mia gattina è bloccata su un albero, salvala. Come la salviamo? Raccogli. Arrampicati. Figata. Non c'è taglia. No. Se io prendo una... taglia. Adesso facciamo come ci hanno insegnato. Elimina. E la trasciniamo. E...
rientro nel base è stato il primo passo per salvare Lily. Viene fermato dall'autobus per iniziare il suo viaggio verso la capitale. Ok. Dov'è l'autobus? Ok. Qua non si vede. Se io faccio così che ho visto farlo veloce e volante. Ecco, un po' più lento. Un po' meglio. Se ho visto giusto pochi video, so che è un gioco che è uscito un po' di tempo fa. Solo che mi è venuta voglia adesso. E ho visto un video e non era manco il primo. E ho detto sì, questa cosa qua del veloce volante l'ho vista adesso. E, ok. Questo qua mi sembra che abbia un problema. Fatemi divertire. Allora. Prova il capostante. F? Ah, ho capito. Le lettere. ci diamo una gallina. Il mio animale preferito. No! Mi ha fatto divertire davvero! Beh, allora facciamo così. Gallina. Non si fa monta. Mega. Monta. Aggiungi aggettivo. Siamo mega. Ok, perfetto. Siamo sopra una gallina. Questa macchina? Cosa? Ho parcheggiato come non dovrei. Quindi, carro. Attrezzi. Questo comando per collegare più attrezzi. Collega la macchina e portala via. Collega. Adesso. Scusa, gallina. Monta un attimo. Cosa si mangia l'insetto? Ah no. Sì, se l'ha mangiato. Via. E allora? Molto per parcheggiare. Vabbè, elimina. Raccogli. Che? Smonta. Elimina. Cancelliamo. Anche questo. Ok, la mia gallina. Oh, cosa vuoi? Dammi la mia gallina. No. Non te. Io voglio montarla. Vieni qua. Monta. Cosa c'ha questo? Niente. Sembra. Facciamo felice. Sembra triste. Boh. Qua. Quanta roba. Questo qui cosa c'ha? Così brutto. Aggettivo. Bello. Ci ha messo il cappello. Mettiamo. Pittura. Pittore. Dipingi. Vediamoci della pittura magari. Vernice. Lui con la vernice può. Scendi. No. Vabbè, via. E ha. Aggettivo. Perché è rosso? Naturale. Blu. C'era più il problema. Non pare. Tacca. La gallina ci tira i calci. Se io prendo un bazooka. Ok, è sparito. Adesso facciamo elimina. Al volo. Perfetto, questo qua cosa vuole? Metti qualcuno nella cabina telefonica per farmi un abitante. Ci mettiamo un giocatore di. Giocatore, no. Giocatore di football. Ladro. Attacca. La gallina. Vabbè. Lasciamo perdere. Qua, una farfalla, bisogna di qualcosa, no. Qui, la lì va.
Interruttore. Crea una nuova fontana. Metti un oggetto nell'acqua vicino all'interruttore, quindi premilo. Cosa ci mettiamo? Una statua. Statua della libertà. Liberata. Decisa. Bella statua. Cioè, si muove. Liberata, ma che liberata? Stai ferma. Altro che liberata. Mi tradisci. Oh, funziona. Bello. Qua, questa qua. Studentessa. C'è qui. È una di quelle missioni, dovrebbe essere. Partecipa. Ah, ok. Gli occhi delle giostre, via. Ditemi se vi piace questa serie. Allora, le giostre sono in città, lancia qualcosa per buttare giù le bottiglie ma non superare la barriera. Ok. Prendiamo un uovo. Allora, uovo. Tieni. Perfetto. Non puoi fare un omelette senza. Qua prendiamo uno spillo. Attacca. No, non superare la barriera. Elimina, non va bene lo spillo. Prendiamo uno spillo volante. No, non lo lancio lo stesso. Pistola. Perfetto. Ci sparo questo? No. Andiamo qua. Prendiamo la starlight. Perfetto. Continua. Oh, con la mia gallina, sta signora. Ho un problema. Voglio andare per mare. Andiamoci in mare. A parte che ce l'ha qui di. Cioè. Non ho fatto bene il senso comunque. Ma ha dato gli animali. Dove vai? Mi ha dato gli animali del mare, non il mare. Voglio andare per mare, cosa ci do? Il mare, acqua. Ma sono andata in testa. Ah, che cos'è sta roba? Ok, questa roba qui. Ah, ven dietro, ho capito. Acqua. Te. Se si butta in acqua no, eh. Cosa ci diamo? Una barca fa finta di andare per mare. Magari questa è meglio. Ah, in quel senso. Ok, vai. Adesso mi stavo divertendo, devo andare via. Come sempre. Come gliela passo? Da sola. Grazie del mondo. Questo è quello che posso spostarmi in tutto il mondo, se non mi sbaglio. Perché si pietrifica ancora? Andiamo. Italia, ancora. Ci abbiamo da finire. Andiamo. Ma no, eravamo già velocissimo. Magari con la V all'inizio. Via. Questo salto mi dà fastidio. Via. Tanto non dovrebbe stare togliendo la star right. Non è che muore sott'acqua. Rete di reflusso della capitale.
Ah, mettiamo anche... Mettiamo una cosa che è utile. Immortale. Allora, questo qui ha dei problemi. No. Questo ha dei problemi. Gli altri pesci continuano a prendermi in giro. Aiutami a mandarli via. Come mando via dei pesci con un pescatore? No, no, pesca anche quello. Telefono. Facciamo finta di niente. Ok, hanno risposto. Allora, mandiamo via dei pesci con una rete marina da pescatore, da predatore, dacite. Cos'è sta roba? Ci ha mandato mio pesce! Ma no, adesso devo riavviare il livello. Sì, cavolo. Perché? Cos'era? Dacite marina predatore. Ah. Come posso mandare via sti pesci? Raccogli. Raccogli. Ah, ma ne raccoglio una... Ma non è più veloce. Velocissimo. Volante immortale. Ecco, adesso lo già meglio. Elimino. Perfetto. Li portiamo lì sotto, almeno non danno più fastidio a sto qua. Però raccoglio. Elimino. Questa cosa cos'è? Sono pronta ad accogliere una nuova scuola. Vediamoli. Raccogli. Però raccoglie le cose. Sembra un'arma. Elimina. Elimina. Raccogli. Un qua sotto. Che schifo sto mostro. Certo. Adesso sei contento? Contento. Non mi pare. Aiutami a mandarli via. Prendiamo una fiocina. Cile. Quella che si usa sott'acqua. Spariamoci. Attacca. Attacca. No, ho fatto raccogli. Questo voglio raccogliere, non i pesci. Aia. Attacca. 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 Perfetto. Anche sto qua. Posso anche montare il pesce, non mi interessa. Ancora? O no? Sei contento? Pesce parla contento, ma me l'ha dato lì il coso. Qui? Scoria tossiche. Attacca. No, che poi magari perdono l'uranio lì. Questo c'è. Che cazzo? Sto camminando. Ok, elimina. Ma sto qua nega. Comportati da amico e aiutami a scappare. Ok. Vuota. Non volevo i soldi. Facciamo così. Vuota. Cosa, quanta roba c'ha dentro? Elimina. Il crimine non paga. Perfetto. Poi questo. Non immaginavo. Ho sempre vissuto qui e non conosco il mio aspetto. Ci diamo uno specchio. No. Specchio gigantesco. Dove te lo metto? Qua. Si è rotto lo specchio. Quello che c'è dentro conta.
impaurito. Perché? Sono pronto ad accogliere una nuova scuola. Scuola sottomarina. Sottoterra. In che senso? Non è ancora contento sto qua. Boh. Amen. Una nuova scuola. È una nuova scuola. Cosa ci do? Una nuova scuola. Boh, lasciamolo in sospeso per adesso. Andiamo su. Notato che sono anche abbastanza veloci i caricamenti. Cos'è? Soldi. Qua non c'era nessuno che aveva dei problemi. No. Qua non ce ne perso niente. No. Non pare. Dirà se metto in modo. Qua? Fammi re. Faccio così. Re. Rame. Rude. Corona. Controne. Corona. Oh, sono buona a scrivere. Corona. Cazzo. Oh. Ok, ci ho fatto re, perfetto. Ci qua? C'hanno qualcosa. Non vediamo nulla, ci sono le nuvole, sto qua anche. Come facciamo ad andare via le nuvole? Non posso appoggiare. Ok. Con un phon. CF phon. Oh sì. Elimina. Ho letto anche che c'è il pogo. Pogo. Un momento fa, figata. C'è la bicicletta. Bicicletta. Oh sì, che c'è. Aia. Vorrei montarla, sai com'è. Girati. Ah, ma volo. Ah, così. Siamo anche quasi a mezz'ora. Il tempo a me è volato. Per cui io vi aspetterò qui sulla mia bicicletta, suonando il campanello. Oh. E ci prepareremo per andare qua sopra dalla metropolitana. Quindi iscrivetevi, mettete un mi piace se vi piace la serie, commentate. Da Adene è tutto. Ciao a tutti.